Elena Radonjić, allora sei protagonista del Grande Gioco. Allora, tu interpreti una procuratrice, ma che è una sorta, come la definita Barbareschi, una sorta di Lady Macbeth, cioè è quella che tesse un po', no, le trame, neanche tanto velatamente. Sì, no, non velatamente, ci prova spudoratamente a così gestire i destini. Non ci riesce benissimo, questo mi viene da dire, nel senso che è un personaggio fortemente contraddittorio, ed è anche questa la sua bellezza. Sicuramente ha dei piani. Diciamo che la serie parla di procuratori, di calciomercato, sì. Ma la vostra saga familiare, ricordiamo che il tuo papà è interpretato dal mitico Giancarlo Giannini, ricorda molto Succession, la serie Sky, no? Sì, è un paragone diciamo eccelso, perché Succession è un inarrivabile. Sicuramente c'è di mezzo una successione, c'è di mezzo c'è un'eredità, c'è la famiglia mischiata con il lavoro e un sacco di dinamiche familiari molto complicate, legate, quasi tragiche direi, con degli archetipi molto forti. Il calcio esiste, viene raccontato questo scheletro, questo dietro le quinte, ma in un certo senso è anche pretestuoso per raccontare delle vicende familiari che probabilmente sono il fuoco, il cuore della storia. E poi c'è questo ex marito, interpretato da Francesco Montanari, che alla fine in realtà tanto ex non è. Quello che lega questi due personaggi è qualcosa di molto, molto profondo, e forse la cosa che mi viene da dire è che Corso Manni conosce Elena e viceversa, ed è una cosa che gli altri personaggi non possono dire. Sono probabilmente gli unici due personaggi che si incontrano svelando togliendo le maschere, quindi è un rapporto molto, nonostante ci siano delle guerre in atto fra di loro. Beh, insomma, è una cosa molto strana, bisogna vederlo, non ma si può sintetizzare. Il tuo rapporto personale con il calcio, se c'hai un rapporto? Il mio rapporto personale con il calcio si riduce ai mondiali, quindi quest'anno niente, però mi appassiono soltanto in quel momento lì, per il resto sono una fredda spettatrice. Oh, e quindi tu da non esperta della materia, approcciandoti al mondo dei procuratori, del calciomercato, che idea ti sei fatta? Ma guarda, mi sono fatta un'idea molto semplice. Tutto quello che sta dietro all'intrattenimento, se veicola molti soldi e molto potere, si assomiglia. L'intrattenimento può essere lo sport, può essere lo spettacolo, e quando si muovono grandi interessi, il potere la fa un po' sempre da padrone. La cosa bizzarra, forse, che è più significativa del calcio, è proprio il fatto del calciomercato. Questo momento con un ritmo molto forsennato, nelle quali si decidono i destini di tantissime persone che vengono proprio spostate come delle pedine in certi casi, ed è una cosa da gambler veri e propri, prendere delle decisioni repentine che però poi fanno la differenza effettivamente. Senti, condividere il set con Giancarlo Giannini, che al di là dell'essere un grande attore è praticamente un uomo dalla personalità, come dire, debordante e poco. Sì, beh, Giancarlo è un'esperienza tutto tondo, è stato un grande privilegio poter condividere il set con lui. Peraltro lui era anche il docente di riferimento al centro sperimentale dove ho studiato io, e quindi era già una figura mitologica. Quando ero ragazza ho iniziato a studiare recitazione, è stato molto bello ritrovarlo e rubargli qualcosa, che è molto difficile perché è un personaggio estremamente carismatico. È stata una cosa veramente molto bella per me. E allora, per chiudere, ricordiamo l'appuntamento con il Grande Gioco. Allora, ci vediamo da venerdì 18 novembre alle 21:15 su tutti gli Sky possibili e inimmaginabili, Now TV, Sky Cinema, Sky Atlantic, Sky dappertutto, e anche la prima puntata gratis su YouTube per tutti. Quindi non potete mancare. Non potete mancare. Grazie e grazie, complimenti. Grazie.